Dai una caramella alla La Befana in piazza del Plebiscito arriva anche se purtroppo priva delle manifestazioni tradizionali che avevano caratterizzato le scorse edizioni grazie all'organizzazione del Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco, con la Befana che scendeva da Palazzo Reale regalando caramelle. Il drammatico episodio di ieri sera a Caserta, per il quale un vigile del fuoco è ancora ricoverato in condizioni gravi, ha fatto annullare parte della manifestazione, ma stamattina i bambini hanno egualmente trovato in piazza giochi, animazione e sorprese organizzate dall'assessorato alla scuola del Comune di Napoli e dalla quarta municipalità. Speriamo che il nostro vigile del fuoco ce la faccia, insomma è stato un evento tragico, cerchiamo di capire perché è accaduto, quindi anche oggi qui a Napoli si è risentito moltissimo di quello che è accaduto, grande solidarietà e vicinanza ai vigili del fuoco, in un periodo natalizio che per la nostra città è stato molto intenso. È anche molto armonioso e molto vivo, quindi questa un po' di energia e di carica per affrontare un 2014 in cui dobbiamo regalare alla nostra città più sorrisi e meno sofferenze rispetto al 2013. Successivamente nella ex scuola Grazia Deledda in via Cassiodoro, le tradizionali calze della Befana sono state portate ai bambini del centro di accoglienza per immigrati, in cui alloggiano famiglie rom, inserite in una progettazione rivolta alla loro integrazione nel tessuto sociale urbano. Si accolgono tantissimi bambini e questi bambini sono bambini che molto spesso nascono e crescono qui a Napoli. Quindi è stato anche un modo per condividere una tradizione, che è una nostra tradizione, che abbiamo desiderio anche di condividere con i bambini di altre etnie. Quest'anno è un anno particolare in cui ci poniamo una serie di obiettivi anche importanti, quello di lavorare meglio sull'autonomia, sull'integrazione, sul provare a costruire dei percorsi che diano la possibilità a chi abita in questa città, quindi ai cittadini napoletani, ma anche ai cittadini stranieri che a volte non riescono sempre a trovare delle forme anche di condivisione con i cittadini napoletani, a vivere la città come se fosse la città davvero di tutti. Mettere in atto anche delle strategie nuove, delle strategie di più ampio respiro, che vedano veramente le persone che vivono in questa città con maggiori opportunità e con maggiori obiettivi comuni da raggiungere insieme.